Quale libro porteresti con te su un'isola deserta? A questa domanda Peter Bixell, qualcuno che ha fatto della lettura la sua professione, ha risposto: nessun libro, perché senza le altre persone verrebbe meno la lettura, lo stimolo a leggere. Insomma, abbiamo bisogno degli altri almeno per far sapere che stiamo leggendo. Questo è il punto di partenza di qualunque gruppo di lettura. Ogni gruppo poi diventa gruppo di lettura a modo suo. La biblioteca Giovanni Arpino di Bra ha creduto fin da subito al progetto del gruppo di lettura, quindi di un GDL, e tant'è vero che l'ho attivato l'anno scorso in un periodo molto difficile, come è stato quello delle restrizioni a causa della pandemia. Per cui il gruppo, la Compagnia del Libello, questo è il nome che hanno scelto i ragazzi per il gruppo, si è riunito sempre in modalità online nel corso dei vari mesi e soltanto per l'incontro estivo abbiamo potuto conoscerci di persona nel bellissimo giardino della Biblioteca di Bra. Che cosa succede in un gruppo di lettura? Tanto per cominciare, la lettura continua ad essere un fatto privato. Quindi non si tratta di una lettura di gruppo, ma è la fase successiva che diventa una lettura condivisa. Quindi ci si danno degli appuntamenti per incontrarsi insieme e discutere via via dei vari libri. Insieme si decide quali saranno le letture da affrontare, insieme si decidono anche le cadenze, in modo proprio da rispettare il ritmo di lettura di ciascun lettore. E non c'è alcun obbligo di presenziare ogni volta, né tantomeno, attenzione, a leggere interamente il libro. Quindi tutto molto diverso rispetto a quello che accade a scuola. Un gruppo di lettura diventa tanto più spontaneo, tanto più successo se riesce a mantenere la spontaneità e quindi man mano che si rafforza, si rinsalda il gruppo, possono venir meno quei vincoli che all'inizio sono forse necessari, ma che passando il tempo possono limitarne sicuramente la spontaneità. Va da sé che dovendo discutere di libri si finisce col discutere e col parlare di se stessi e questo è l'aspetto essenziale di un gruppo di lettura.